Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo e benvenuti a Nuova Delhi. Siamo qui grazie all'Italia e al nuovo volo diretto Roma-Nuova Delhi. Sì. E in questo video esploreremo la città, cominciando dalla parte più vecchia. Ma prima vi diciamo dove alloggiamo. Per tutto il nostro soggiorno a Delhi siamo stati al The Ashok, un ottimo hotel nella parte nuova della città, anche se internet non funzionava all'ultimo piano dove eravamo noi. Detto questo, siamo pronti a partire e ci facciamo accompagnare al punto di incontro con Drew, la nostra guida di oggi. I want people not to just travel, but smell what Delhi smells like, eat what Delhi tastes like, and feel what Delhi feels like. And this is the mantra for me to show my Delhi in such a way. And I love my old Delhi. Iniziamo quindi il giro e vediamo un po' di contesto. Vecchia Delhi venne fondata nel 1638, quando l'imperatore dell'epoca, Shah Jahan, decise di spostarsi da Agra e fondare una nuova capitale. Oggi questa è probabilmente la parte più caotica della città. Per questo, per visitarla, abbiamo deciso di affidarci a chi la conosce davvero bene. Ma cominciamo dalle basi e quindi dalla colazione. Già, cosa fai? Giro il pane. Si gonfia come un palloncino. Allora, ci siamo fermati a fare colazione in un posto tipico. Abbiamo appena cucinato il nostro stesso pane e ora lo mangiamo. Lo sgonfiamo prima, lo dividiamo. Ok, that's a lentil paste, yes. Yes, lentil paste. And if it is spicy for you, add potato with it, okay? Stai andando a fuoco? È abbastanza piccante. Nel senso, il sapore delle spezie è molto buono. Un po' più tipiche indiane. Però la piccantezza lo è troppo. E infine abbiamo anacardi con foglia d'argento. Sembra un pesciolino visto così. È vero, sembra il dorso di un pesce. E appena usciamo è già ora di un altro dolce. Looks tasty actually. Can you repeat the name? This is Daulat Ki Chaat. Daulat Ki Chaat. Ok. Daulat Ki Chaat. Praticamente è un piatto per la buona fortuna. Thank you. Molto dolce. Molto dolce. Yeah. Yeah. How's it good? You wanna try? Una mousse. Una mousse. Ah, buono. Allora, lo fanno solo in questo periodo dell'anno e tra l'altro solo al mattino, perché poi sennò non va più bene. Si scioglie. Quindi assaggiatelo. Continuiamo a passeggiare per le strette vie, dove Drew ci mostra alcune attività locali, come la stireria, la fabbrica di molle e anche il panettiere. E il pane che stanno impastando sulla via viene cotto e venduto sulla strada. E vicino ad ognuna delle attività commerciali sono appesi lime e peperoncini per tenere lontano gli spiriti maligni. E visto che siamo in tema di spiriti, vediamo anche la parte religiosa di questa vecchia Delhi. Drew infatti ci porta a visitare uno dei moltissimi templi indù. E dopo aver fatto il bagno alla famiglia di Ganesh, ci parla un po' delle varie divinità, che sono decisamente troppe per noi da ricordare. Ma c'è una cosa che troviamo particolarmente curiosa, ed è il fast pray, termine ovviamente non ufficiale che abbiamo appena coniato. Avete mai usato il servizio drive-in in un fast food? Beh, qui si fa una cosa simile. Visto che per entrare nel tempio bisogna togliersi le scarpe, ma non tutti hanno il tempo di farlo, c'è questa grata che permette ai fedeli di fare una preghiera veloce dalla strada. Riprendiamo il nostro giro con una piccola parentesi. Per questa camminata non stiamo mettendo mappe, perché non sappiamo esattamente dove si trovano tutti i posti che visitiamo. Inoltre, alcuni di questi luoghi non sono per turisti e vi ci deve necessariamente accompagnare qualcuno, come per la prossima tappa. Dobbiamo accendere la luce del cellulare perché ci sta portando in un posto che non esiste per i turisti. How many steps? Yeah.
Andiamo su questo tetto perché stanno facendo un gioco. Pare che diverse persone in questa zona abbiano degli stormi di piccioni. Oh! E adesso li stanno facendo volare. Oh! E cercando di attirare sul proprio tetto quelli degli altri. Oh! Quando li arrivano, li catturano. Oh! E poi chiedono un riscatto ai proprietari. E quindi oh! È una cosa stranissima. Yogurt. Oh mio Dio, che casino! Cin. Sa di rosa perché ci sono dentro dei petali di rosa schiacciati. Molto buona comunque, rinfrescante e dolce. E a proposito di rose, Drew ci porta in una casa d'aste dove ogni mattina arrivano fiori dalle campagne circostanti per essere selezionati dai venditori della città. E sul tetto troviamo uno dei tesori di vecchia Delhi, che è semplicemente il posto dove i petali vengono lasciati ad essiccare. E sfiore fa! Ragazzi, questo oltre ad essere una bella tappa è molto utile, perché dicono che quando andremo nel mercato delle spezie ci servirà da tenere così questa rosa. Il giro nel mercato delle spezie è molto veloce perché gli odori sono molto forti. Qui ci sono tanti negozi colorati dove potete comprare ogni tipo di spezia, ma se come noi non sapete come usarle, concentratevi sulle cose già cucinate. Ci apprestiamo ad assaggiare un kachori, che si tratta di pane, patata e poi sembra la salsa che abbiamo mangiato anche questa mattina. Assaggiamo, sarà piccantissimo. Quanto picca da 1 a 10? Per ora no. Arriva, arriva, eccolo qua. Comunque molto buono. È, secondo me è lo stesso sapore di questa mattina. Non ci trovo molte differenze. Però è buono, ci sta. Continuiamo il nostro giro in città e un'altra cosa che ci colpisce, ma che ormai avrete notato, è l'impressionante quantità di fili elettrici che penzola sopra le nostre teste. E noi ci preoccupiamo di non attaccare una ciabatta nell'altra. E tutti questi cavi hanno una funzione secondaria che probabilmente non è voluta, quella di liana per le scimmie che vivono qui. Andiamo! Ciao Martino! E ora facciamo un salto a casa della guida. La casa di Drew è una delle poche a vecchia Delhi ad essere ancora di proprietà di un'unica famiglia. Di solito, infatti, a causa delle divisioni ereditarie, ogni edificio finisce per appartenere poi a decine di persone, nessuna delle quali vuole prendersene cura. Qui invece possiamo vedere l'originario splendore di queste case, con tutte le stanze che si affacciano sul cortile centrale. E qui, tra mobili antichi e cimeli di famiglia, si conclude la nostra mattinata in questa parte della città. Ciliegina sulla torta, pranziamo direttamente a casa di Drew, quindi super local, che ci fa addirittura da cameraman, eccolo qua. Buon appetito. Buon appetito. Enjoy. Enjoy. If you need any recipe, you need to send me an email, I would be happy to share the recipe with you. Come avete visto, questa parte della città è molto particolare, affollata sia di cultura che di persone. E per non perdere nessuna delle sfumature, o voi stessi, nell'intricato labirinto di vie, vi raccomandiamo questo fantastico tour che è stato una delle nostre esperienze preferite in India, perché ci ha permesso di entrare nel cuore di questo microcosmo come altrimenti non avremmo potuto fare. E se avete bisogno di consigli sui prezzi di prodotti locali, provate a chiedere se potrà, Drew vi aiuterà, come ha fatto con me. Che fai, Martin? Visto che siamo in India, l'N mi sembra obbligatorio. Ok, vediamo il lavoro finito. Ole, contenta del tour? Sì, molto. Adesso però mi devi portare sulla borsa perché devo aspettare mezz'ora che si asciuga.
Va bene, va bene.